Dalla strada venivano dei rumori, ora di un calesse che passava correndo, ora di un traino dalle ruote cigolanti. Di quando in quando si sentiva la voce del setacciaro, del venditore di tela da marina e della tela dei carcerati. Ma più di ogni altro si udivano le voci dei monelli ed il frastuono delle raganelle. Quando finì la messa, Don Giacomino se ne andò, genuflettendosi ai santi e salmodiando un Tedeum ad alta voce. Vincenzo uscì di sagrestia e si grattò la testa. Oramai avrebbe dovuto pensare al sepolcro, e come Mastiennara aveva rivolto il pensiero a Don Nunzio Cocco ed a Luigino Ciavarra, così lui pensò a Giovanni Ziccardi e Vincenzino Mascia, terminando le sue riflessioni col dire: «Chi usa se Don Raffaele ci vomini e pettato i giudei nuova one?» Poi prese la coppola sulla balaustrata e se ne uscì. Nella chiesa madre, Domenico non se ne stava con le mani in mano e già aveva avvisato il vecchio padre di Cianni, chiamato U Principe, il quale era venuto con seghe, tenaglie, chianozzi e martelli e principiava l'opera sua di Master Dash nel cappellone di San Flaviano. Cianno ogni tanto recava ora una buffetta, ora una scala, ora delle tavole e delle rielle. La chiesa, deserta di devoti, rintronava di picche e di rumori di sega ed un piccolo crocchio di monelli faceva rullare i calascioni dietro l'avantiporta. Quando suonò mezzogiorno, il lavoro era a buon porto. Una donna, con un canestro in testa, coperto da un tovagliolo di bucato e da cui usciva un buon odore di maccheroni al brodo finto e di pesce fritto, attraversò la chiesa per recarsi sul quartino del predicatore. Luigi Guarini, il padre di Cianni, le disse: «Sciò, so cosa buono vuoi, no?» E la donna: «Vuoi favorire alle Luigi?» Ed il falegname: «Grazie, grazie, è buon brocchi si mangi!» In questa, Cianni si volse al padre: «Eita, è lui che ci mangiamo!» «Ci mangiamo una sarocca!» rispose il principe, continuando a lavorare. Domenico, che sciuppava chiova catanagli d'ambaccio e nucurriende, intervenne: «Io per esempio voglio magalo quattro fagioli con un paparuletto cacito e baccalà fritto!» «E davvero quanto te ne calo?» domandò il vecchio. «E chi tu conto da Monzo in Masseri?» rispose Domenico. Però Cianni se l'era svignata su nel quartino, appena uscita la donna, e con una faccia cornea entrava nello stanzino. «Padre predicatore, vi servo qualcosa?» Ma u qualcosa serviva a lui, e difatti i due terzi del pranzo calarono nel ventricolo suo.